Ragazzi, si parte col Big Bang, 20 miliardi di anni fa. Che cosa esplose? È ciò che dicono i libri di testo. Prima del Big Bang non c'era niente, letteralmente niente, solo un infinitesimo spazio di niente. Poi successe qualcosa, si innescò la più colossale esplosione della Terra. Ragazzi, ragazzi, avete visto? Non è esploso nulla e adesso siamo qui. Ho chiesto al professore, posso fare qualche domanda sul Big Bang? Chiesi, da dove arriva tutta questa materia? Rispose, non lo so di certo. L'universo funziona con la legge di gravità, forza centrifuga, inerzia. Chi ha fatto queste leggi? Rispose, non sappiamo nemmeno questo. Signore, può dirmi da dove arriva l'energia? L'energia che ha creato il Big Bang? Che ha portato il gas per mettere in moto questa grande macchina? Disse, non sappiamo nemmeno questo. Bene, signore, un momento. Se le racconto che credo in Dio, il quale creò il cielo e la terra, come insegna la Bibbia, lei dirà, e da dove arriva Dio? Non lo so. Ma lei ha detto che non sa di sicuro, e anche noi non lo sappiamo. Non mi dica le mie teorie sulla religione e la vostra scienza. Oh no, signore, sono tutte e due religioni. L'evoluzione è la religione. Tu devi credere. Quindi, professore, da dove arriva la materia? Rispose, non lo so. Quindi, credo nell'inizio di Dio e lei crede nell'inizio del fango. Il professore si irritò un po'. Disse, ci sono tante varietà di cani nel mondo, disse. Sta cercando di dirmi che tutti questi cani provengono da due cani dell'arca di Noè? Pensa che io creda a questo. Disse, signore, vuole vedere che cosa sta insegnando ai suoi studenti? Sta insegnando ai suoi studenti che tutti i cani del mondo arrivano da una roccia. Voglio raccontare ai ragazzi che abbiamo l'evidenza di queste teorie. Charlie Darwin si fermò in quelle isole chiamate le Isole Galapagos. Charlie studiò attentamente gli uccelli e disse: Sapete una cosa? Tutti questi uccelli provengono da un unico avo. Scommetto che è giusto, Charlie. Era un uccello. Vedi, 14 tipi di uccello e concluse che uccelli e banane hanno relazione. Che cosa è successo? Questi ragazzi, questi uomini cercano l'anello mancante nei fossili, ma non lo trovano. Forse l'evoluzione è accaduta talmente velocemente che non è stata preservata. Forse da un nuovo rettile uscì un uccello. E chi sposò quell'uccello? Racconto ai ragazzi che nel tardo 1940 hanno inventato la datazione del carbonio, che spiegherà tutto sui dati radiometrici e come si suppone lavora e vi mostrerò come non funziona, ok? Sembra buono, ma esistono ipotesi che fanno totale confusione. Se camminiamo dentro una stanza e vediamo una candela accesa sul tavolo, e poi chiedo quando è stata accesa? Non lo so, Mr. Only, era già accesa quando sono arrivato. Ok, facciamo un po' di scienza empirica. Misuriamo l'altezza della candela. Supponiamo che la candela è alta 7 pollici. Chi può dirmi quando è stata accesa? Oh, questa è scienza empirica. Misuriamo la velocità con cui brucia. Supponiamo che brucia alla velocità di un pollice all'ora. Quando è stata accesa? È duro dirmelo, a meno che non facciamo delle ipotesi. Voi trovate un fossile nello sporco e potete misurare con un C14 che c'è in esso. Molto precisi per la verità. E riuscite a misurare come si decompone velocemente. Questo è come misurare l'altezza della candela e come brucia veloce. Ora, quando un animale muore, non abbiamo un indizio. Mister, vuole considerare la data del carbonio? I campioni di età che si sa non lavorano, ma i campioni e di quell'età che non si sa sembra funzionino. Questa è una cosa veramente difficile. È veramente una cosa difficile. Il mondo è diventato fantasticamente complicato quando non si crede nell'evoluzione. Il carbonio di 1300 anni fa, i gusci di lumache che si sono carbonate 27.000 anni fa, pinguini carbonati 8.000 anni fa, una parte di lima 40.000 anni fa ed un'altra parte 26.000 ed una carcassa vicino 9.000. Poi raccontano ai ragazzi la colonna geologica. Dicono che ogni strato ha differenti età, cenozoica, mesozoica, paleozoica e via di seguito, ragazzi. Un albero pietrificato resta in piedi fra due differenti strati di roccia. Non credo sia bello che questi due strati hanno grandi differenze di età. Queste piante non sono state coperte lentamente da insediamenti di milioni di anni. Dovevano prima marcire e poi cadere. È pazzo. Ragazzi e ragazze, sapete un appendicite di cui non avete più bisogno? È una struttura di vestigia, una prova dell'evoluzione. Mi scusi, ha bisogno della sua appendicite? L'appendicite è una parte del sistema immunitario. Se le viene tolta l'appendicite, continua a vivere, ok? Ma continua la sua suscettibilità a qualche altra malattia. Può vivere senza le gambe, braccia, occhi, ma questo non significa che non ne ha bisogno. Non ci sono organi di rimanenza e se ci fossero sarebbe l'opposto dell'evoluzione. Si perde, non si guadagna. Mi hanno sempre insegnato quando ero a scuola che l'uomo aveva la coda, ma l'ha persa perché non ne aveva bisogno.
Ho pensato, non ne aveva bisogno. Non avete mai pensato Pensate quanto sarebbe utile una coda? Se arrivate alla porta con due sacchi della spesa, immaginate un bell'uomo in grado di aprire la porta ed entra senza. Non ne aveva bisogno. Ragazzi, potete guidare l'auto, sintonizzare la radio e tenere i cambi allo stesso tempo. La selezione naturale non ha causato alcuna evoluzione, non date per scontato che il brutto non è sopravvissuto, non può cambiare con qualcun altro. Questa è l'evoluzione. Se lavorate in una fabbrica che produce automobili del vostro lavoro a controllare i difetti e voi trovate ogni singolo errore e lo rigettate, quanto durerà quel processo per cambiare la macchina in un aereo? Ha detto non cambierà mai. Questo è il mio punto. Agli studenti viene insegnato che ci sono evidenze del sviluppo. Darwin ha considerato queste evidenze dal passato. Le più importanti per ogni singola classe. Questo libro di testo dice un embrione umano cresce con le branchie come un pesce. Queste piccole pieghe di pelle non sono branchie. Queste sono piccole rughe sotto il vostro mento. Quando più tardi crescete si trasformeranno in ossa delle orecchie, delle ghiandole, nella gola. Non hanno nulla a che fare col respiro. Ho visto 5-6 rughe che possono respirare attraverso ognuna di esse e da quella in alto. Non sono feritoie delle branchie. Il giro di boa di Hegel avvenne quando lesse il libro di Darwin. Fece enormi grafici dei suoi poster e dei suoi disegni di questi embrioni, girando tutta la Germania, e da solo convertì i tedeschi a credere nell'evoluzione. Hegel fece il disegno di un cane e di un embrione umano e li cambiò fino a farli sembrare uguali. Il colmo dei falsi di Hegel sono le fotografie attuali, dove si sostiene che è un disegno. Inoltre, era un artista pigro. Era un bugiardo. Quello che si dimostrò essere un bugiardo è che è stato accusato di frode dalla sua università. È stato provato che si trattava di frode, ma indovinate cosa? I disegni falsi di Hegel sono tuttora usati nei libri di testo dei nostri stati ancora adesso. Sono stati provati, sbagliati 125 anni fa. Non voglio sapere cosa contengono i libri di testo al giorno d'oggi, ma abbiamo tempo. E una volta Hitler disse: lasciatemi controllare i libri di testo e controllerò lo Stato. Lasciatemi controllare i libri di testo e controllerò lo Stato. The end of the world as we know it.